lo so cosa vi starete domandando. Ma Barba Scura, come hai fatto a conquistare Barbara d'Orso? Beh, ci sono riuscito rivelando che ce l'ho davvero. Microscopico che pare un cuscino cicciottoso. D'altronde, cosa avvicina di più le persone se non il fascino? Ebbene, oggi vi voglio regalare una nuova tecnica d'approccio. La tecnica d'approccio dello spirapolvere. Per mettere in atto la tecnica dello spirapolvere, dovreste andare in giro così. Fidatevi. Ehi tu? Sì? Sì. Ma perché vai in giro così? Anche solo per pietà, dai. Cioè, il peruccone del 1700, Johann Auguste Fraenkel, chiamò inizialmente sto cosino Kleiner Wasserbein. Nel 1776 Leonardo DiCaprio decise di chiamarlo Kleiner Wasserbein 6000. Oggi il tardigrado è anche noto come Kleiner Wasserbein. È un maialino, però è anche un carlino. Si possono trovare nei mari, nelle profondità dell'oceano, nelle profondità delle foreste, nei deserti, nei tetti, nelle fragazze. Ebbene, la storia del tardigrado fa schifo. Il tardigrado è omofobo. Cioè, io sto perdendo il treno, ok, in mezzo a questa massa di ignoranti. Lui, più di qualsiasi altro animale, ci insegna che dobbiamo imparare a praticare cannibalismo. Perché lo dice Sanremo, già Astremo. Lui ha dei fottutissimi superpoteri. Hanno provato a congelarli, a bollirli, a farli con il ripieno di wasabi, a sottoporli a radiazioni cattive, a scomparli. Che poi è la stessa cosa che faccio con le mie piante, solo che loro muoiono sus. Dipende dalla specie, ma gli adulti possono essere grandi tra gli 0,1 e gli 1,5 mm. Ebbene, il loro pene è un lungo tubo di 57 mm. E che assurdo! È strabiliante! Ecco, per spiegare questo, diamo la linea al nostro laboratorio. Ho un cazzo gigantesco! Grazie Barba Scura. E quindi, scusa, prima di andare, volevo ricordarti che Bologna fa schifo. Tu devi stare zitto! Ed anche tu! Vabbè. E mo ditemi, se provando a raccontare tutto sto poppo di roba, non sia anche un po' pronta alla cuccata. Ehi, ciao, lo sapevi che... Ho un cazzo così?